PS passa la risoluzione per tutela del marchio, posti di lavoro e governance in Toscana. Nasce il premio del Consiglio Le Ali del Pegaso, sarà attribuito agli under 35 che si sono distinti durante l'anno. Sanità, ai consiglieri regionali il calendario 2021 di Cure to Children. Monte dei Paschi di Siena, risoluzione unitaria. Tutta l'Italia perderebbe se vedessimo il Monte dei Paschi incorporato. Una risoluzione unitaria per dare al presidente Giani la forza di portare una posizione largamente condivisa dal Consiglio regionale sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena è quella approvata a larga maggioranza dall'Assemblea toscana con i voti di PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia e l'astensione di Fratelli d'Italia. Il testo ha sostituito le 4 proposte di risoluzione inizialmente presentate, tutte ritirate. La risoluzione è stata sottoscritta dai capigruppo Vincenzo Ceccarelli del PD, Stefano Scaramelli di Italia Viva, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, Elisa Montemagni della Lega e Marco Stella di Forza Italia. Con questo atto il Consiglio regionale impegna la Giunta a proseguire il confronto aperto con il Governo nazionale a difesa del risparmio e del credito in Toscana, nella ricerca delle migliori soluzioni tecniche possibili per garantire un futuro solido al Monte dei Paschi di Siena. È stata una discussione importante, intensa, consentitemi di ringraziare tutte le forze politiche, c'è stato uno sforzo teso all'unità, ci siamo arrivati molto vicini. L'obiettivo primario era dare al presidente Eugenio Giani una linea di indirizzo largamente condivisa da tutte le forze politiche. Questa risoluzione basa su 3 assunti fondamentali. Il primo, fare in modo che venga tutelata l'occupazione, venga valorizzato le professionalità di chi opera all'interno del Monte dei Paschi. La seconda, che qualunque sia la strada che verrà scelta nei prossimi mesi, la direzione della banca resti a Siena. E la terza, e non ultima, è quella di valorizzare il marchio Monte dei Paschi. La scelta e il fatto che sia stata votata a larga maggioranza, quasi diciamo all'unanimità, e comunque con nessun voto contrario, è il segno di tutte le forze politiche di voler dare un mandato pieno al presidente Eugenio Giani per fare in modo che venga valorizzata la banca, venga valorizzato il territorio e si possa evitare di disperdere un valore importante per Siena e per la Toscana. Tutela dei dipendenti, della storia e del marchio della banca è stata invocata dal consigliere di Italia Viva Stefano Scaramelli, che auspica un processo di aggregazione con al centro proprio MPS nella veste di protagonista. Salvaguardia anche la parola chiave del consigliere di Forza Italia Marco Stella, che però non risparmia critiche rispetto alla commistione tra politica e banca, causa, ha ripetuto, del dissesto che si è verificato. L'obiettivo è supportare il nostro presidente al cospetto del governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia. Per fare questo deve essere coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il governo deve fare la propria parte. Il governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Chiediamo di assumersela facendo in modo che dipendenti, marchio, storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda il centro Monte Paschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia. Non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro. Quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva, diciamo, il dossier Monte Paschi, rafforzando questa storia, dandole ambizioni e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita, di rafforzamento e di consolidamento. Noi, come sempre, da Forza Responsabile abbiamo detto di sì al documento unitario, dove il caposaldo era quello che ormai chiediamo da sempre, che il nostro senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice, cioè la salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare Monte dei Paschi nelle mani del Tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la banca più vecchia al mondo per dare delle radici solide. Questo non esula però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca, dalla commissione fra la politica e la banca. Perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome, era chi guidava le amministrazioni locali, chi guidava la provincia, chi guidava i comuni di quel territorio, chi all'epoca era presidente del Consiglio dei Ministri che scelse i membri del CDA della banca, il presidente della banca che con una scellerata decisione
decisero di acquisire Anton Veneto e Banca 121. Da lì partono tutti i problemi di Monte dei Paschi di Siena, e quei problemi hanno un nome e un cognome molto chiaro, che era la gestione politica di quella banca. Per Marco Casucci della Lega sono importanti la moratoria di 30 mesi per la cessione delle quote dello Stato e la proroga di 12 mesi per la Golden Power per l'Europa, come pure la scelta dell'advisor per la richiesta di risarcimento della fondazione. Irene Galletti, consigliera pentastellata, chiede alla politica di fare un passo indietro. L'intreccio tra politica e credito, ha detto, ci ha condotto alla situazione attuale. Sappiamo che a metà del 2022 vi è l'impegno di dismissione delle quote in Banca Monte dei Paschi da parte del Tesoro. Noi chiediamo, in considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza che stiamo vivendo, una moratoria di 30 mesi, così come chiediamo una proroga di 12 mesi per quanto riguarda il Golden Power nei confronti dei soggetti europei. Condividiamo la richiesta, di sostegno dell'iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi di risarcimento, nei confronti della banca, e proprio per questo, abbiamo chiesto che sia nominato un advisor che possa seguire appunto la soluzione della controversia. Chiediamo un nuovo ruolo di Fidi Toscana, perché vi sia l'impegno diretto della Regione Toscana anche sotto questo punto di vista. La Lega ha le sue idee, ha le sue proposte, le sta portando in modo responsabile anche per quanto riguarda la difficile questione bancaria. Ho letto in questi giorni delle ricostruzioni riguardo un'eventualità, una possibile accordo che ci può essere stato all'interno delle discussioni della coalizione di maggioranza riguardo la nomina che deve essere fatta dalla Regione Toscana di un membro della deputazione per sostenere quella che è la riforma dello statuto che in questo momento è promossa da Giani. Questo significherebbe, se fosse vero, che non si è ancora capito niente di cosa significa fare un passo indietro in politica dopo che ci si è resi conto dei danni, degli errori che sono stati commessi. Io spero che Giani possa in maniera esplicita rigettare questa ipotesi che è stata fatta, darci dei chiarimenti e si capisca che questo è il momento invece di andare davanti al governo nazionale, agli interlocutori, a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo, che ha dato prestigio e tanta ricchezza alla nostra regione, ma anche all'Italia. E questo lo dobbiamo, l'intervento che è stato fatto per salvarla, ricordiamolo che è stato fatto anche al prezzo delle tasche di tutti noi cittadini, dal momento in cui è stata acquistata la parte delle quote. Quindi il salvataggio è importante, ma è importante in questo momento pandemico anche cercare di capire quali sono i tempi giusti, che sono non meno importanti delle giuste decisioni. Sì, unanime infine a un ordine del giorno di Fratelli d'Italia per affrontare in consiglio una discussione sul ruolo di Fidi Toscana. Il consigliere Francesco Torselli ha ribadito con queste parole le ragioni alla base dell'astensione del suo partito dalla risoluzione. Noi pensavamo, quando Giuseppe Conte era presidente del Consiglio, che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi. Ora è cambiato il Presidente del Consiglio, e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere, noi cambiamo idea. Noi rimaniamo convinti che si debba procrastinare di 24 mesi la privatizzazione di MPS. Così come su altri temi, noi non possiamo oggi arrivare in aula e votare un documento in cui ci diciamo che ci vogliamo tutti bene e che dobbiamo salvare MPS per il bene di Siena, e ci mancherebbe altro, tutto vero. Ma non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni. Non possiamo far finta che gli ultimi 30 anni o 40 anni non siano mai esistiti e che se oggi MPS si trova con l'acqua alla gola è così perché è colpa degli alieni. È colpa di una parte politica, la sinistra, che ha governato a Siena e ha messo le mani in MPS per 30 anni, per 40 anni, e ha creato questo dissesto. Non possiamo oggi far finta di niente perché va di moda essere tutti uniti, rinunciare a dire questo. Noi non abbiamo votato il documento per questo motivo qua, perché noi rivendichiamo che se oggi MPS è in difficoltà, lo è per colpa di una precisa parte politica. Le ali del Pegaso.
Il Consiglio regionale della Toscana ha istituito una nuova onorificenza intitolata Le ali del Pegaso, destinata agli under 35. Come ha spiegato il presidente del Consiglio Mazzeo, l'onorificenza sarà riconosciuta a donne e uomini under 35, italiani o stranieri residenti in Toscana o che in Toscana hanno svolto i propri studi o la propria attività, i cui riconosciuti meriti nel campo della scienza, della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport, delle relazioni internazionali siano emersi in occasione di particolari eventi verificatisi nel corso dell'anno, recando lustro alla comunità toscana o significativi riflessi a onore della comunità nazionale e internazionale. Il premio consiste nella riproduzione in marmo, oro, cuoio delle ali del Pegaso, simbolo della regione toscana. È un'idea che mi è venuta non appena sono stato eletto presidente del Consiglio regionale, quello di cercare di raccontare le storie migliori dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, dandogli un riconoscimento, il simbolo della Toscana che guarda al futuro. Le ali del nostro Pegaso sono esattamente il segno della Toscana che vuole ripartire, che vuole rialzare lo sguardo. E quale modo migliore se non premiare i nostri ragazzi che eccellono nella cultura, nello sport, nella ricerca, dandogli anche la possibilità di saper raccontare una terra che non è solamente una terra inclusiva, ma anche una terra che offre tante opportunità a chi è nato in Toscana, ma anche chi in Toscana ha deciso di venirci a studiare, di venire qui a mettere la propria famiglia. E allora a ognuno di loro noi vogliamo dire che c'è speranza e opportunità. Questa è l'idea con cui noi vogliamo premiare i migliori ragazzi under 35, ragazzi e ragazze under 35 della Toscana. Solidarietà per i più piccoli. Quando la solidarietà chiama, il Consiglio regionale risponde. Sono davvero contento di poter rinnovare anche in un anno così difficile l'appuntamento con gli amici di Curto Children. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, aprendo la conferenza stampa di presentazione del calendario 2021 della Fondazione Curto Children, che opera in paesi a basso reddito per garantire cure ai bambini malati di cancro, svoltasi nella sala gonfalone del Palazzo del Pegaso. Ogni qualvolta c'è qualcuno che investe il proprio tempo, investe in iniziativa di solidarietà, investe in raccolta di finanziamenti per sostenere la ricerca, per aiutare a fare in modo che non accada più e non accada ad un bambino, poi a due, poi a te, poi a 10.000. Ecco, io penso che questa sia la strada da seguire e grazie all'iniziativa che portiamo in Consiglio regionale i calendari che sono stati anche quest'anno realizzati con il sostegno all'acquisto di questi calendari. Si potrà sostenere l'acquisto dei farmaci salvavita necessari a sconfiggere una malattia terribile come il neuroblastoma. Ecco, io penso che iniziative come queste richiedano tutta la vicinanza e tutto il nostro sostegno. Curto Children, che opera da 12 anni in paesi a basso reddito, è nata dall'incontro tra oncologi pediatri di fama internazionale e un gruppo di genitori che hanno subito la scomparsa di un figlio a causa di una patologia tumorale. La fondazione investe il denaro raccolto affinché le cure vengano prestate direttamente nel paese di origine. Il settore operativo è quello dei tumori e delle gravi malattie del sangue nell'infanzia, che costituiscono una delle principali cause di morte dei bambini in tutto il mondo. E proprio grazie ai proventi che arriveranno dalla vendita del calendario, la fondazione potrà sostenere l'acquisto dei primi farmaci salvavita necessari a sconfiggere una malattia terribile come il neuroblastoma. 13 anni fa nasceva Cure to Children, la cura al bambino. Sembrava un progetto impossibile da realizzarsi, soprattutto anche quando poi scoprimmo che eravamo soltanto noi ad aver avuto quest'idea di andare a curare bambini con gravi malattie del sangue o malati di cancro in paesi poveri o in via di sviluppo. Abbiamo scoperto che a questi bambini non veniva riservata nessun tipo di terapia, a volte non veniva neanche garantita una corretta diagnosi. E con gli anni siamo sempre diventati più bravi, perché riusciamo a spendere sempre meno e curare sempre più bambini. Generalmente, soprattutto negli ultimi anni, facciamo una media di 260-270 trapianti di midollo osseo all'anno. Può essere un numero piccolino visto così, ma dovete sapere che per raggiungere questo obiettivo ci vogliono tutti gli ospedali pediatrici italiani.